Nell'episodio precedente. Oh. E il nostro, tra virgolette, eroe si chiama Saponetta. Ma dai, è la stessa cosa! Ricordo, dobbiamo fare le scelte sbagliate. Sì, no! E pia sta E zuppa! piglia sta cosa. Cos'è stato quel rumore? Attenzione! L'orrore colpisce i volti delle tre sorelle una volta che si sono accorte della nostra presenza. Un po' in ritardo, ma Wow! comunque, l'uomo sconosciuto fugge alla mia presa. Afferra la sua pistola dal pavimento e si punta verso Giulia. Attenzione, Giulia! Prima che potesse premere il grilletto, riesco a spingere via la sua pistola. Con quale velocità? Il proiettile colpisce il muro. E va bene. Si volta verso di me e mi guarda furioso. Ma te, guardami furioso! Tira fuori un coltello dalla lama estremamente affilata e mi assalta. Ma io riesco a schivare l'attacco. E mi arriva un messaggio. Ah, aspetta, calcio della mia pistola? Non voglio ucciderlo. Ma hai detto prima che non uccidi ragazze e bambini. Ma questo non è né una ragazza né un bambino. Neanche le mosche uccide questo. Non voglio che le sorelle siano testimoni di un omicidio. Questo potrebbe avere un effetto de deleterio su di loro. Tipo, io entro un attimo nella testa di quelle tre sorelle. Non stavano in casa loro, stavano pensando alla zuppa. Si trovano due cristiani, tutti e due assassini. Uno che è incosciente a Beh, terra e l'altro che dice una sorella chiama la polizia. Lo legherò per assicurarmi che non si muova fino all'arrivo della polizia. Ma ti arrestano anche a te! Mi accovaccio per legarlo. Giulia mi guarda con gli occhi pieni di stupore. Quei sono gli occhi pieni di stupore, signor Matteo. Mari! Ci hai salvato la vita! Sì, quando in realtà avrei dovuto uccidervi. E punto. Giulia si rialza e mi avvicina rapidamente. Si avvicina rapidamente con le braccia spalancate. Mi vuole abbracciare. No! No! Coronavirus! No! No! Tutorial! Stai per prendere la tua prima decisione premium. Ti permetteranno di accedere a scelte esclusive e a migliorare la tua relazione con l'oggetto del tuo amore. L'oggetto? L'oggetto del tuo amore, signor Scusami, Matteo. non l'ho capita! Ecco. La scelta più Dai! corretta sarebbe rifiutare l'abbraccio. E quindi rifiutiamo. Taponetta, tieni Giulia per le spalle prima che riesca ad raggiungerlo. Attenzione! Sono felice di averti salvato, ma devo andare. Mi dispiace, sono solo molto grata che tu sia trovato al posto giusto al momento giusto. Ma non ti faccio domande perché siamo qui. Prima di andare, posso avere il tuo nome? Il mio nome è Saponetta. Come possiamo ripagarti? Non c'è nulla da ripagare. Con quale musica poi? Smetti di essere ridicolo. Non ti lasceremo andare via senza esiti in qualche modo di favore. Attenzione! Dammi la zuppa! Mia sorella Giulia ha lavorato duramente in questo periodo per proteggerci. A volte ho così tanta paura di fallire. Troppo di Ricordiamoci tempo. che queste sono tre assassine. C'è qualcuno che si Ah! prende cura vivo a tre? Chi altro vive qui? Attenzione, Matteo, cosa scegliamo? Ma è la stessa cosa! Ma è la stessa cosa! Esatto, ma chi scegliamo, signor Matteo? Dai, la due. Nessuno. Beh, a volte nostro zio! Lo sapevo che c'era uno zio! Maledetto zio. Passa di qui per aiutarci a vedere come stiamo. Ogni quanto lo vedete, attenzione. Una volta ogni tanto, alla faccia della preoccupazione. Noto con dispiacere che sembrano estremamente sole. Certo, sono in tre, però sono sole. È pericoloso per delle ragazze di vivere qui tutte sole. Com'è scritto sto gioco? Scusami, spiegami. Abbiamo delle misure di sicurezza che sono viste tantissimo. Allarme e Buono telecamere di proprio! sorveglianza, ammazza oh. Posso chiederti una cosa? Cosa? Vorresti essere la nostra guardia del Io vorrei corpo? darmi una testata contro il mobile qua di fianco in questo momento. Una testata di quelle potenti. Questa è la nostra Giulia, cerca sempre di cogliere un'opportunità in ogni circostanza. Io potrei ammazzarvi da un momento Opportunità? all'altro, lo sapete, vero? Non posso accettare. Perché no? Te sei nella tua offerta, tu non mi conosci nemmeno. Come puoi affidare la sicurezza delle vostre vite a uno sconosciuto? Potrei essere una persona pericolosa che tu non lo sapresti neppure. Ma tu non sei pericoloso, vero? Dal No, modico? Sì, sono sono zio, non pericoloso, sono non pericoloso. mi hai visto prima. Certo che non lo so, è esattamente quello che sto cercando di dirti. Non sapresti se sono pericoloso o meno. Io direi la seconda. Ecco,